Buonasera a tutti, ben ritrovati a una puntata di Grilli per la Testa da Alviano Appi. Buonasera, grazie. E da Marco Grilli. Hola, facciamo lo scambio reciproco. Buonasera anche a Rosario Moreno in regia. Ciao Ros, grazie. Ciao ragazzi, buona serata a tutti quanti. E i soliti saluti al condominio, diciamoci la verità. Quelli. Sì, il condominio, quelli ormai... il condominio c'è sempre, Marco. Sempre. C'è sempre il condominio. Qualcuno secondo me presto tardi finirà per mandarsi cosa sia sto benedetto condominio, anche se ormai lo ripeto. Io sono l'amministratore, il condominio sono tutti gli ascoltatori. Io pensavo che tu lo alludessi semplicemente a questo circuito di radio web che aumenta. No, per me è tutto il mondo il mio condominio, dovunque possa raggiungere, chiunque possa raggiungere. Io ti benedica, sei un cosmopolita nell'anima allora. Sì. Allora, che dire, bah, c'è parecchia gara al fondo. C'è sempre parecchia. Tra le altre cose faccio una premessa, perché nella trasmissione successiva che è condotta da Alviano, nella quale forse mi tratterò anche io questa sera, come abbiamo fatto la settimana scorsa, invece di parlare di erba stavolta e di piante, parleremo di vaccini, sì, giusto? Parleremo di vaccini con Ambra Federigo. Chi è Ambra Federigo? Questa facciamo fare una piccola. Beh, Ambra Federigo, innanzitutto, a chi sta ascoltando, dico, è una mamma. Oh, è una mamma con i fiocchi, ma quando dico mamma, praticamente intendo una persona che forse una mamma affronta la vita a 360 gradi più qualche grado in più, ecco, diciamo. E Ambra è una di quelle donne che la sente così, che sente da una parte tutta la responsabilità di essere una mamma, di avere un'altra vita, e allo stesso tempo una sorta di gioia di questa responsabilità, di grande... di uno spazio aperto alle cose che si possono imparare, capire, essendo una mamma, essendo una brava, facendo la brava mamma. E quindi un mondo che si apre. Questa ragazza, abbiamo avuto modo di incontrarla in più di qualche occasione, è la regista di un notevole documentario, Il ragionevole dubbio. E ne parleremo più tardi, quando con Massimo Bonella riceveremo la linea per questa intervista. Pensavo di doverti un po' di presentazione, perché visto che mi fai la cortesia di rendermi terzo nella mia trasmissione, qua è già aumenta la complessità del discorso. Sarebbe stato bello, anche perché è un argomento che tu sai mi tocchi anche abbastanza da vicino, anche perché certo, Ambra, l'ho conosciuta. Tu sei papà. Io sono papà di due figli, posso dirlo con grande tranquillità, ed è uno dei motivi per i quali, grazie soprattutto al supporto di Rosario, sto portando avanti questo progetto editoriale che è Grilli per la Testa all'interno di Radio Science, perché ricordiamolo, qui siamo nel circuito di Radio Science TV Network, che è in web, ma non solo, vero Rosario? Non solo, siamo multimedia, siamo tutte, facciamo anche, abbiamo anche la rivista mensile, in una rivista online, le nostre news, che esce ogni mese, quindi insomma siamo un po' di tutto, radio, sì, web radio, web tv, eccetera, ma soprattutto non dimentichiamoci che è per il momento il network formato da 11 web radio. Volevo solo avvisare i nostri amici che al posto di Radio Sismondi Libri è entrato Radio Attesa,
perché si, Radio Sismondi Libri ha cessato le trasmissioni e il posto suo l'ha preso una nuova radio che è Radio Attesa, si chiama, giusto per ringraziare anche gli amici di Radio Attesa. Se è fatta attendere mi è arrivata, quindi... Non ho capito? Ho detto se è fatta attendere ma è arrivata. Sì, sì, sì. Non mi stra... La bellezza di questo progetto, del quale non, diciamo, non ci fermiamo mai a parlare, o sul quale non ci soffermiamo mai abbastanza, è che è interamente autofinanziato. Certo. Quindi certo. È un progetto che... non solo quello di Grilli per la testa, ma anche tutte le altre trasmissioni che vengono, diciamo, editate all'interno del circuito, sono interamente autoprodotte. Sì. Grazie a, chiaramente all'apporto di tutti, sì. E di Rosario, che ha voluto fortemente questo, questo successo editoriale, sì, perché sì, di successo si può parlare, perché abbiamo anche qualche migliaio di ascoltatori, tra parentesi, nonostante il web anche nell'ultimo periodo abbia corso dei rischi per quanto riguarda la sua libertà di espressione. Leggi tutto il discorso della legge sul copyright che è stata fermata, sì, per il momento, meno male, a livello europeo, spero non solo e soltanto perché mancava un bel po' di europarlamentari in sede quando è stato votato il provvedimento, ma perché comunque i no hanno superato di gran lunga i sì, sì. E quindi almeno per questo, diciamo, questo turno, esattamente, di qualche mese di respiro potremo anche avvalerci, ecco, questo. Però Marco, posso spezzare, posso dire una cosa, giusto perché quello che sta capitando in questi giorni, perché se da una parte ci siamo salvati, ed è vero, per quanto riguarda mettere il bavaglio alla rete con quello che volevano fare veramente, ma dall'altra comunque abbiamo diciamo dei portali che tendono a chiuderci, ma che a farla posto in contemporanea ci hanno bloccato le trasmissioni in diretta su YouTube, sia a Pandora TV che a noi di Radio Science. Chissà come mai, eh? Ho ascoltato diciamo un intervento appunto di Giulietto Chiesa, ha detto pure loro, ho detto mi hanno bloccato per 90 giorni, vabbè, che sarà un caso, va bene, io lo metto lì, è un caso, accettiamo tutto, però noi andiamo avanti perché al posto di YouTube stiamo andando sul Periscope, che ci permette di andare sia su Periscope che su Twitter, quindi. Perché a noi italiani fondamentalmente non manca la fantasia, e quindi in un modo o in un altro riusciamo sempre a risolvere la situazione. Di che cosa dovremmo parlare oggi? Oggi dovremmo parlare di tantissime cose. Beh, è arrivata la Camera al decreto dignità e chiaramente il Berlusca, che dopo un po' di silenzio ha deciso di farsi risentire, lo ha attaccato, tra parentesi, accusando in buona sostanza Luigi Di Maio di essere uno che tecnicamente non ha mai lavorato in vita sua e adesso fa il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, al che a quanto pare Luigi gli ha risposto, che chiamo Luigi in tono confidenziale, ma per, come dire, smontare sì, la, che posso dire, la magnificenza dei personaggi politici, ma anche perché lui comunque è rimasto un ragazzo di tutti, certo, i giorni, chi lo frequenta, dice, è rimasto uguale, identico a prima, non perché non lavori, anzi mi dicono che lavori come un matto. Sta dando buona dimostrazione a Berlusconi che effettivamente, e perché Berlusconi lo vuole fermare? Ha detto che finora non ha mai lavorato, lascialo lavorare, appunto, non so, lascialo lavorare, come chiedeva lui a suo tempo, lasciatemi, esatto, lavorare. La cosa bella, tra parentesi, questa è proprio la classica palla al balzo che si coglie, è che lui è una persona che è vero, non viene dalla politica professionale, anche se ormai si è fatto 5 anni e qualche mese di, sì, esperienza politica, tra le altre cose piuttosto duretta, perché entrare a gamba tesa nell'istituzione da semplice cittadino che vuole riaprire le istituzioni ai cittadini non è una cosa facile. Però lui, anche la sua esperienza per l'appunto di lavoratore occasionale, non credo che gli sia mancata la voglia di lavorare, quanto proprio perché è vittima delle stesse istituzioni che sta cercando di combattere adesso che è dall'altra parte della barricata.
E dopo, questo è il senso dell'operazione. E dopo bisogna dire che per chi va a vedersi un po' di biografia di Maio, scopre che comunque ha sempre partecipato nella scuola, nell'ambiente studentesco, si è preso delle cariche di rappresentanza, ha sempre voluto prendere delle posizioni di responsabilità e si è sempre interessato comunque di diritti dei cittadini. Quindi diciamo che indirettamente, forse per Berlusconi vede il lavoro così, come uno spostare mattoni, un mettere su finestre, sai, lui cuciva palloni a 8 anni, se non sbaglio, era una delle leggende metropolitane c'è qua, ma sì, si può combinare. Tant'è la che... fase indiana di Berlusconi, sì, la fase indiana, sì. E un personaggio assolutamente interessante, peraltro, perché è un imprenditore assolutamente eclettico sotto tutti i punti di vista, e anche nel bene e nel male. Certo, una persona di talento e capace, secondo noi. Peccato che il talento è stato messo al servizio soprattutto di se stesso. Di se stesso, il soprattutto, non lo so, forse lasciamo la parola soprattutto, lasciamo qualche margine buono, ma la sua carriera politica. Io mi ricordo una cosa, guarda, nel governo che è andato dal 2001 al 2006 praticamente, c'è stato un grosso momento di difficoltà economica dovuta all'11 settembre, che si è protratto per circa 3-4 anni, e Berlusconi diceva sempre che le difficoltà dell'Italia erano legate a questa tremenda vicenda. Però io mi ricordo che intanto c'erano gli altri paesi europei che si erano ripresi molto prima di noi, e dopo mi ricordo un dato personale. Lui era passato in quel periodo dalla posizione numero 48 della rivista Forbes alla posizione numero 26 tra le persone più ricche. E quindi il paese andava male, ma lui personalmente riusciva ad andare bene. Questo per dire che una volta raggiunto il ponte di comando ha saputo bene fare soprattutto gli interessi suoi con quelle capacità che comunque imprenditoriali che gli vanno riconosciute. Ecco, giusto per fare un inciso su questa, che l'onorevole Di Maio lasciamolo pure lavorare, che i ragazzi di oggi ne hanno tanto bisogno di una visione un po' diversa di quella che abbiamo dovuto digerire fino ad oggi. Ah beh, sicuramente diciamo che per quanto spazio possano lasciare ai dubbi 5 Stelle, quantomeno per la maggior parte sono un movimento costituito di gente che lavora. Infatti il grande successo del Movimento 5 Stelle è dovuto all'attivismo, che è la base, sì, del movimento stesso. Per cui ognuno mette le proprie competenze, capacità, forze, disponibilità, non necessariamente in senso stretto, cioè economicamente parlando, ma si adopera. Infatti abbiamo avuto anche, Rosario lo ricorderà, abbiamo intervistato una consigliera comunale di Pordenone, sì, sì, dei 5 Stelle, e lei, una delle cose che ha tenuto a precisare, è cittadina all'interno dell'istituzione. Sì, esatto. Cioè, io sono una portavoce, cioè colei la quale dà voce a ciò che i cittadini hanno bisogno di vedere realizzato o di vedere vada in una certa direzione, sostanzialmente. Questo è lo spirito, farsi portatori degli interessi del pubblico e non portatori dei propri interessi, esatto, verso il pubblico. Sì. Qua è la distinzione netta. Esatto, esatto. Lo dico perché ne conosco più di qualcuno personalmente, ed è gente che ha messo da parte il lavoro, magari sacrifica anche parte della propria vita familiare,
per continuare ad alimentare questo progetto di svolta politica all'interno del paese. Dopodiché il buono sta in tutte le forze politiche presenti nel nostro territorio, è che alcune probabilmente hanno dimenticato la missione che le ha fatte nascere, tipo per esempio il PD, che è nato da tutta la rivoluzione di quello che doveva essere ogni movimento, ogni partito di sinistra sostanzialmente, dal PC in qua, sì, i socialisti, i socialdemocratici, eccetera. E il PD ormai si è involuto in se stesso. Oggi leggevo l'interoggi, stavo ascoltando l'intervento di Renzi al congresso del PD il 7 di luglio, e che alcuni probabilmente hanno dimenticato semplicemente esterrefatto, perché ho trovato una persona che è in grado di dire tutto, per esempio, il contrario di tutto da tutta la rivoluzione. Un minuto prima ha detto una cosa, un minuto dopo la quello che doveva essere. E mi sono meravigliato di questo, perché ogni movimento, ogni partito di sinistra, il 12% di radicini in qua, i socialdemocratici, eccetera. In un partito che ha una storia solidissima e che alle sue origini, quindi ai primordi, ha dato la voce ai bisogni della popolazione, proprio in senso stretto, cioè di quello che era considerato il popolo sfruttato, il popolo che aveva bisogno di farsi sentire, di uscire semplicemente. Ma il Partito Comunista aveva una sede quasi in ogni paesino, in ogni caso, quindi era lì la costruzione della visione che dopo arrivava ai vertici. E dopo si è rotto totalmente questo legame, è diventato un partito di potere. Semplicemente un partito di potere, di gestione del potere. E purtroppo le persone, una cosa va capita, che i mezzi di comunicazione sono veramente molto importanti, perché senza comprensione, senza conoscenza, non ci può essere una reale coagulazione e reazione della gente sulle tematiche che vanno contro i loro interessi. E i media sono veramente in mano agli interessi oligarchici, e così in qualche modo, sono molto bravi ad addormentare quando serve. È un dato di fatto. Noi abbiamo aperto questo canale per dare voce alle persone e per toccare argomenti anche scomodi che la maggior parte, diciamo, dei media tradizionali o del mainstream, come si definisce anche attualmente, lo definisce tale anche Giulietto Chiesa, che è un grande comunicatore comunque, oltre ad essere un grande giornalista, certo, che tra le altre cose non ha rinnegato la propria origine comunista, ma ha detto: è tempo che si faccia spazio a qualcosa di diverso, che però non è il PD, è una voce differente da dare alle persone, perché sono mutate le esigenze, e parlare di PC al giorno d'oggi è diventato anacronistico. Questo non vuol dire non conservarne, preservarne o portare avanti determinati valori, anzi la stessa cosa è quello che dovrebbe fare Fratelli d'Italia a destra, per capirsi. Cosa che però viene fatta in maniera completamente differente. Si è quasi snaturato il concetto di destra e sinistra. Ecco perché io ragiono normalmente di un concetto ormai puramente logistico in seduta parlamentare. Perché? Perché fondamentalmente, pur volendo ammettere che ci sia ancora qualcuno che voglia portare avanti questo tipo di ideali e questo tipo di principi, che facevano parte della base anche intellettuale degli schieramenti e dei partiti politici, adesso si è perso tutto. Per cui ad incarnare gli interessi di quella che era la sinistra o la destra sociale è il Movimento 5 Stelle in questo momento. Questo è quello che è successo, e forse mi ripeterò, ma ho sentito dire a un sindacalista, a un esponente del Movimento 5 Stelle: voi, ed è una delle voci ricorrenti in questo periodo, voi siete quelli che in questo momento hanno preso in mano le istanze di quella che era la sinistra storica, cioè i bisogni sociali della popolazione, perché partendo dai bisogni sociali che aggreghi la popolazione. Se tu invece parti dagli interessi consociati
che non sono quelli dei consociati, degli interni consociati delle, che ti posso dire, delle conglomerate, dei grandi imprenditori, dei grandi potentati a livello statuale, statale, italiano e sovranazionale, è chiaro che tutta la, come dire, tutta la politica si snatura, perché diventa la rappresentazione di interessi oligarchici, esatto, e non della popolazione. Esatto, esatto, quindi esatto. È solo investendo nel sociale che possiamo sperare di uscire dalla situazione nella quale siamo entrati. Ed è bene che la gente cerchi anche di capire questi sforzi e di sostenerli, di avere forse anche un po' di pazienza, ma di tenere la barra a dritta. Se c'è una stella polare, per quanto flebile, dobbiamo cercare di tenere la barra lì, senza sconfinare in estremismi, ma essendo molto solidi in quello che in questo momento si può fare finalmente, perché ci sono delle forze al governo e che possono riportare, riaggiustare le cose che finora invece sono andate storte. Io vorrei dire, come percezione degli interessi delle persone, adesso voglio spostare un poco l'attenzione sul piano della legalità. Per dire, è da alcuni giorni che sappiamo che l'ex PM Antonio Ingroia, il padre del processo trattativa Stato-mafia che si è concluso a Palermo in aprile con un giudizio di condanna nei riguardi di quei rappresentanti delle istituzioni che hanno tradito praticamente lo Stato, bene, quello che è stato l'ispiratore, l'iniziatore di questo processo, e che da alcuni anni invece fa semplicemente l'avvocato, bene, gli è stata tolta la scorta. Ma stiamo parlando di Antonio Ingroia. Eh sì, stiamo tanto parlando. Per dare un nome. Sì, no, non lo avevo accennato dall'inizio, lo ribadiamo. E dico, io rimango un po' sorpreso, perché certe persone invece, secondo me, questo è un modo che hanno le forze, le grandi forze, di scoraggiare quei bravi magistrati, quei giudici coraggiosi che non si lasciano intimorire e che sono in grado di portare avanti dei processi anche nei riguardi dei grandi potentati. Bene, la togliamo ad Antonio Ingroia, e questo lo ricordo a chi ci ascolta, è stato fatto dal precedente governo, è stato il ministro Minniti a dare queste disposizioni, e non il ministro Alfonso Bonafede, da cui speriamo invece che avvenga un ripensamento su quanto è stato fatto. E invece possiamo dire che ci sono delle personalità che, dal mio punto di vista, e non penso solo dal mio, non abbiano molto da temere dalla mafia. Non so, c'è Pietro Fassino, per esempio, che gode ancora della scorta, ci sono dei giornalisti come Sallusti, Feltri, Bruno Vespa, Lupi non come giornalista, però ci sono queste figure che godono ancora della scorta. Ma allora, che segnale noi vogliamo dare a questo paese? Perché un paese che non ami la legalità si lascia derubare semplicemente delle cose da se stesso. Quindi noi invitiamo innanzitutto le persone a rendersi consapevoli di queste, tra virgolette, sfumature che succedono nel nostro paese, e un poco a ribellarsi. Nel caso di Antonio Ingroia, so che è già in atto una raccolta firma perché gli venga ripristinata la scorta, che tra l'altro si trova a livello 4, che diciamo è il livello più basso
ma però gli è stato tolto anche questo minimo di sicurezza. Allora, a favore di Antonio Ingroia si è espresso anche Nino Di Matteo, tra parentesi, suo ex collega, in quanto Nino Di Matteo è rimasto nella magistratura, mentre lo ricordiamo ovviamente, come hai già detto tu, Antonio Ingroia ha scelto di percorrere la strada, diciamo, della giustizia, passando da un'altra porta, che è quella dell'avvocatura. Dopo tutto quello che è successo, in sostanza lui si è sentito costretto ad abbandonare la magistratura perché non si sentiva più tutelato, sì, nell'esercizio delle sue funzioni dallo Stato, ma anzi messo praticamente di fronte a un opt-out che lo avrebbe visto al di fuori delle sue competenze sull'argomento mafia, pur di poter continuare a vestire la toga, sperando chissà che un domani lo reintegrassero, sì, nei ruoli che gli appartenevano di più. E così si è iniziato questo suo tortuoso e sofferto percorso, vogliamo dire anche controverso, perché effettivamente uno dei primi casi di difesa che lui abbia assunto è quello di Pino Maniaci, che aveva avuto accuse abbastanza pesanti, sì, in Sicilia dal punto di vista di strozzinaggio, anche tra parentesi, sì, quindi era stato tacciato di essere un usuraio e quindi non si era, come dire, cominciato a costruire una carriera da avvocato partendo col botto in senso positivo, ma col botto in senso negativo. Poi è stato associato anche alla difesa del noto imprenditore palermitano che traeva i suoi utili dallo sfruttamento delle slot machines, quindi sì, gioco d'azzardo, eccetera, in odore di mafia, tra le altre cose. Per quanto si dicesse no, lui è ricattato dalla mafia, la quale è costretto a pagare il pizzo, sì, ma allora qualcun altro ha detto perché costui non ha denunciato i suoi estorsori e invece ha continuato a fruire degli lauti guadagni e compensi derivanti dall'attività, appunto, di domanda. Quindi ci sono delle controversie sulla figura di Antonio, diciamo, però che si è anche abbinato all'avvocato Repici nella difesa degli interessi della famiglia, Manca. Esattamente. Ricordiamo, ecco, questo sarebbe più argomento da antimafia, ma noi nella nostra trasmissione ci beiamo di trattare un po' tutti gli argomenti, soprattutto se scomodi. Ricordiamo il caso di Attilio Manca, il giovanissimo chirurgo, urologo, sì, che ha avuto la sfortuna di riconoscere in uno dei suoi pazienti probabilmente il grande latitante Bernardo Provenzano. Esattamente, pace all'anima sua, visto che ci ha lasciati qualche tempo fa, e proprio per il fatto di averlo riconosciuto è stato suicidato. Mentre la giustizia fatica ancora a riconoscere questa tesi, attaccandosi a qualsiasi cosa per dire che no, effettivamente si è trattato di un suicidio bello e buono. Peccato che lui fosse mancino e i buchi da siringa, che peraltro erano anche freschi e non diffusi in tutto il corpo, erano sul braccio sinistro, dice, da quando in qua un mancino, tra l'altro un mancino puro, sì, un mancino puro, quando un mancino puro, tra le altre cose, riesce a drogarsi sul braccio e poi avendo l'accortezza di non lasciare tracce ed impronte nelle siringhe non solo usate. Sì. Capito? Non solo. E quindi un caso piuttosto intricato, tra le cose ci sono anche segni sul corpo che evidenziano violenza fisica fattagli. E la posizione assurda diciamo, di ritrovamento del corpo di Attilio, quando è stato poi rinvenuto cadavere, che non è assolutamente compatibile con qualsiasi movimento anche di perdita di conoscenza subito dopo l'iniezione fatale, perché sarebbe morto per overdose, tra le altre cose. Non c'è traccia, tra parentesi,
né del laccio emostatico né di altri elementi che sarebbero stati necessari a che lui ponesse in essere la cosa, e visto tra altre cose il quantitativo di droga che era stato rinvenuto nel corpo, che sarebbe stata la cosiddetta overdose, sarebbe stato impossibile per lui reagire con il suo metabolismo a un tale quantitativo di droga, rendendosi conto di essere in fin di vita e quindi potersi spostare addirittura all'interno della stanza per andare a occupare la posizione che il corpo stesso aveva occupato al momento del decesso. Quindi ci sono n cose che non si capiscono, ed inclusa anche Inclusa l'impronta di una mano nel bagno, non solo l'accesso al suo appartamento, il suo silenzio irreale perché era abituato, cioè aveva dato alla famiglia abitudine di cadenza nelle telefonate, nelle comunicazioni, anche pur considerando i turni che aveva in ospedale, altri elementi che messi insieme danno un quadro della situazione quantomeno assurdo fondamentalmente per poterlo giustificare come un suicidio vero e proprio. Certo. E la famiglia sta lottando da anni perché si ottenga giustizia, ma analoghe considerazioni si potrebbero fare con le dovute sfumature anche per il caso di Ilaria Alpi, che è ancora da risolvere. Per diciamo che la cosa positiva è che adesso sia per il caso di Ilaria Alpi sia per il caso di Attilio Manca è stata in qualche modo riaperta la porta dell'indagine. Sono state riaperte le immagini, la riesumazione nel caso del corpo di Attilio Manca, e visto che siamo in legalità potremmo anche ricordare una cosa importante di questi giorni. Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni in via definitiva e ad altri 12 in primo grado, tra parentesi, per concorso esterno in associazione mafiosa da una parte, esatto, e diciamo noi, Marco, non siamo in questo caso i medici, sembra che dicono che le situazioni di salute sono estremamente gravi e quindi hanno dato i domiciliari. Noi non siamo vendicativi al punto di dire no, questo ha partecipato o ha aiutato un'associazione che ha ucciso moltissime persone, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo questa sorta di senso di vendetta, assolutamente. Non si tratta di accredine personale, perché noi non è che lo conosciamo personalmente, fortunatamente aggiungo io, ma qui si tratta semplicemente di pure considerazioni di merito e di legalità. Esatto. E soprattutto di opportunità di certe scelte, quando anche tra le altre cose non più tardi di quando era stato 4 settimane fa l'ultima volta era stato negato il permesso affinché Dell'Utri lasciasse il carcere a favore dei domiciliari per le delicatissime cure o per, diciamo, la sua stessa, mi piace usare questo termine in questo caso, manutenzione, come fosse una macchina, manutenzione. Quando stiamo parlando di una persona riconosciuta colpevole di un reato gravissimo, gravissimo, concorso, certo, esterno in associazione mafiosa, che era il reato voluto dal pool antimafia quando fu creato, certo, proprio per riuscire a catturare quegli elementi che dall'esterno però si comportavano esattamente nella stessa maniera di coloro i quali erano affiliati in modo diretto e con connotazione di proprio di acclamazione, di conclamazione, pardon, della cosa. Quindi stiamo parlando di una cosa gravissima, quando gli stessi favori sono stati negati in altri casi ben meno gravi. Marcello Dell'Utri viene mandato a casa. Fatalità, viene mandato a casa, è costretto, tra virgolette, a osservare i domiciliari, Deo gratias, durante lo svolgimento del processo verso Amedeo Matacena, e quindi altro argomento di legalità, al quale Dell'Utri doveva anche prestare testimonianza. Scusatemi. Cosa che non farà.
Prego, Rosario. Un attimo soltanto, mi arrivo un eco, aggiungo Massimo che ha la conferenza perché ha delle notizie importantissime nelle news dell'ultimo minuto. Sì, buonasera, siete collegati in diretta alle 19:39, alle 18:39 da Pinetologi TV per una notizia urgente. Come sapete, la redazione di Pinetologi TV con Radio SARS ha la precedenza su tutte le trasmissioni per notizie urgenti. Praticamente nei pressi della stazione di Mestre, dalle prime ore del pomeriggio, è in corso una grandissima retata della polizia, perché finalmente stanno arrestando tutte le persone, spacciatori, delinquenti, che tutti vedono durante il giorno e di notte, sono sempre lì presenti. La cittadinanza in quella zona ha molta paura, molti esercizi anche commerciali non riescono a lavorare, uffici eccetera, per la presenza di questi personaggi pericolosi, spacciatori H24 potremmo dire. Finalmente la polizia si è mossa alla grande, sono state impegnate circa 400 persone con tanto di elicottero, strade chiuse al traffico, in modo particolare via Trento, poi con tutte le varie laterali chiuse, e sono attualmente adesso in corso degli diversi arresti. Si parla almeno intanto di una quarantina, cinquantina di persone, poi vedremo via via, ecco, con prossimi aggiornamenti, di fare il punto della situazione in maniera più chiara, intanto più chiara e più precisa. Io sono passato circa un'ora e mezza fa e c'era appunto questa situazione che posso quindi appunto confermare. Cittadini che adesso potremmo anche dire tireranno un respiro di sollievo, perché veramente non ne potevano più. Addirittura la droga, ascoltando alcune testimonianze, veniva nascosta su punti più impensabili, addirittura all'interno delle cassette della posta degli ignari cittadini. Sono cose che hanno dell'incredibile, e nessuno faceva niente di fronte a una situazione così palese che tutti vedevano oramai da anni. Oggi, da questo pomeriggio, ricordiamo, maxi retata della polizia, sono in corso arresti continui. Dunque io direi di far così: alle 18:41 di ridarvi nuovamente la linea per terminare il programma, seguiranno altri aggiornamenti alle ore 19 nel corso del programma Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Vi dico solo una cosa al volo che ci è arrivata in studio, ho visto prima la notizia. Dunque, per quanto riguarda i ragazzi sportivi bloccati all'interno della grotta in Thailandia, ebbene, sono tutti salvi, l'incubo è finito, salvo anche l'allenatore. È tutto per il momento della redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV per questo aggiornamento straordinario. Linea che torna nuovamente al programma in corso con Marco Grilli. Linea dunque alla regia centrale, Rosario Moreno, prego. Bene, vai, grazie Massimo. Marco, puoi riprendere, chiediamo scusa, ma c'erano delle informazioni importanti della zona. Nessun problema, anzi grazie per questi ragguagli. Avevo letto non sapevo di questa retata a Mestre, avevo letto invece la notizia lieta e per la quale va tributato un caloroso grazie, un grandissimo applauso ai soccorritori, e anche un momento di riconoscimento alla memoria del, chiamiamolo, Navy SEAL malesiano, che purtroppo si è sacrificato ed è morto nelle grotte mentre cercava di portare aiuto ai ragazzi, all'allenatore, per cui purtroppo non 100% di successo in questa operazione, ma un buon 90%. È stato un momento di fiato sospeso a livello mondiale, e un'operazione condotta con grande tenacia, grande costanza e grande contributo da parte di molte forze, quindi grande successo di solidarietà. Benissimo, riprendiamo con quello che stavamo dicendo prima. Sì. Processo Matacena, Dell'Utri non testimonierà, cosa gravissima, un colonnello della Guardia di Finanza che era stato distaccato alla DIA proprio per il filone di indagini riguardanti l'affare Matacena,
e tutte le sue, diciamo, tutto il corollario di faccende che si erano create intorno alla stessa e a questo personaggio, si è suicidato stamattina in ufficio alle, presumibilmente attorno alle 6:30. È entrato in ufficio, ha chiuso la porta e si è sparato con la pistola d'ordinanza. Questa è la versione ufficiale. L'ha trovato il collega, compagno di stanza, alle 8:30 circa, e anche questa, anche questo ufficiale, che lascia moglie e due figli, avrebbe dovuto testimoniare al processo contro Matacena. A questo punto io non so se le coincidenze siano poche, siano troppe, però quando le coincidenze sono più di una comincio a pensare che ci sia qualcosa di diverso. Peraltro non si sono reperite tracce di, che posso dire io, confessioni, piuttosto che di memorie dello stesso ufficiale, del quale possiamo citare le iniziali OP, per cui non si capisce quale sia effettivamente il movente, più che movente, la, diciamo, la ratio, la base di questo gesto estremo, anche se sembra che si vociferi fosse affetto ormai da depressione da qualche tempo, perché al termine dell'incarico in DIA era stato reinserito in organico, diciamo, tradizionale, e spostato di ufficio in attività che non gli si confacevano e che erano ben lontane da quelle che avrebbe invece voluto portare avanti. Minore responsabilità. Esatto, non solo minore responsabilità, ma addirittura al di fuori di quello che era il suo normale ambito operativo, esattamente, operativo. Però ridurre tutto questo in un ufficiale che ha portato avanti un'operazione tanto complicata e che quindi deve avere una stabilità psicologica abbastanza importante per essere stato scelto e con tutte le capacità, lascia un pochettino qualche dubbio e la mare in bocca per una fine così prematura, per tante cose era anche relativamente giovane. Detto questo, perché alla fine chi serve la giustizia molto spesso è vittima della giustizia stessa. Qui sarebbe dentro da fare un bellissimo discorso come quello che tende il professor Marcello Fracanzani in un suo bellissimo seminario, esattamente al Cabruniera, qualche mese fa, nell'ambito della manifestazione Leggi IN promossa da Antimafia 2000 attraverso l'associazione Terra Mater. Esatto. Che ha fatto un discorso meraviglioso, mi periterò di riportare presto o tardi, sulla giustizia, sul suo significato, sulla sua interpretazione anche come figura, e quindi come ogni persona interpreti la giustizia quando, più che essere interpretata, dovrebbe essere compresa sostanzialmente, sia come figura che nella sua azione. Diciamo anche a livello empirico, perché quando parliamo di giustizia stiamo parlando di un'entità indefinita, ma in realtà è tutta una macchina complessa che va da un'icona, quindi da una raffigurazione, poi potremmo scendere nel dettaglio, che ruberò, anzi mutuerò, quelli che sono i concetti espressi dal professor Fracanzani, che ricordiamo è un giudice della Corte di Cassazione, e a cooptazione, quindi un giurista di grandissimi meriti e, tra le altre cose, anche professore universitario, che io ho avuto il piacere di conoscere quando ancora era assistente di due professori di filosofia del diritto all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto all'Università degli Studi di Padova, e poi l'ho ritrovato al seminario e sono rimasto letteralmente abbagliato da tanta competenza e da tanta cultura giuridica. Pensa che è un nome che ci è stato consigliato da Giancarlo Caselli, anche lui, diciamo, durante il seminario aveva ironizzato sul fatto che Giancarlo Caselli gli avesse affidato questo incarico. Giancarlo Caselli, ricordiamolo, grandissimo giudice penalista. Sì. Già tra le altre cose capo della procura antimafia, e adesso purtroppo gravemente malato,
e quindi molto limitato nelle sue azioni e sempre discreto e puntuale nelle sue esternazioni. Quindi tanti auguri al dottor Caselli. Adesso mi sembra il dottor Caselli fa parte dell'osservatorio della Coldiretti contro la mafia agroalimentare. La mafia agroalimentare. Esattamente. Infatti era anche nell'ambito di questo argomento che il professor Fracanzani è intervenuto, ma poi ci ha regalato una bellissima lezione magistralis in termini proprio di diritto, teoria generale, filosofia, con dei bellissimi riferimenti a quello che era la giustizia dalla Grecia, cioè dove è nata sostanzialmente la figura della dea della giustizia, passando attraverso poi gli usi romani e i secoli poi che si sono susseguiti fino ad arrivare ai giorni nostri. Detto questo, oggi non abbiamo dedicato spazio alla Costituzione, siamo ormai in chiusura di programma. La riprenderemo ripartendo dal titolo secondo, rapporti etico-sociali, anche perché parleremo a quel punto di scuola probabilmente, e toccheremo un altro tema che è anche strettamente collegato alla tematica dei vaccini, che affronteremo adesso nella tua trasmissione. Vero Aviano, ricordiamo a tutti di seguirci anche nella prossima trasmissione con Alviano Appi. Nel frattempo io lo ringrazio per la sua compagnia e proprio per la sua co-conduzione del programma, ringrazio Rosario Moreno e tutti voi ascoltatori per averci seguito fedelmente come sempre e per tutti i riscontri che ci date e che vorrete continuare a darci. Ciao a tutti, alla prossima, un abbraccio e buonasera.